Serata speciale all'ASI, l'Agenzia Spaziale Italiana, dove è stato proiettato in anteprima assoluta Fly Me to the Moon, il nuovo film della Sony in arrivo nelle sale dall'11 luglio. Si tratta della storia di come l'Apollo 11 è tornato sulla Luna, della preparazione al viaggio, ma soprattutto è una grande commedia romantica con Scarlett Johansson e Channing Tatum, dove viene raccontato anche il viaggio che non c'è stato, ovvero quello finto, il progetto Artemis. Noi abbiamo avuto il piacere di intervistare, prima della proiezione, il comandante Umberto Guidoni, astronauta italiano. Fly Me to the Moon all'ASI, e c'è un ospite d'eccezione per presentare questo film, uno che lo spazio lo conosce molto bene, insomma, qual è il suo rapporto col cinema e con i film dello spazio? La tengo io? Sì. Il cinema sicuramente ci ha fatto, come dire, conoscere lo spazio prima ancora che fossimo in grado di arrivarci. Io ricordo quando ero ragazzo, 2001, Odissea nello spazio, che appunto un anno prima dello sbarco sulla Luna ci ha fatto davvero vedere in maniera molto realistica, tant'è vero che è ancora, come dire, attuale oggi quel film, quello che sarebbe stato poi lo sbarco sulla Luna. Quindi sicuramente, diciamo, ero appassionato di film di fantascienza, lo sono ancora anche se adesso ci vado molto meno al cinema, e credo che in qualche modo i film abbiano anche dato a molti astronauti, diciamo così, lo spunto per poi fare la carriera che hanno fatto. E al momento a che punto siamo arrivati di questa ricerca spaziale? Gli investimenti che vengono fatti sono sufficienti? Cioè, dove vogliamo arrivare? Anche gli investimenti privati, c'è Tesla, certo. Tutta la situazione con Elon Musk. Sì, diciamo, siamo adesso in una fase nuova, nel senso che si sta esaurendo un pochino la spinta dei finanziamenti, diciamo così, delle agenzie governative, i fondi della NASA continuano a ridursi, così anche relativamente anche in altri paesi, ma in compenso c'è una nuova fonte di finanziamento che viene dai privati, cioè lo spazio sta diventando molto più accessibile, almeno lo spazio vicino alla Terra, le orbite basse come vengono chiamate, e quindi questo ha dato slancio a nuove tecnologie. Pensiamo soltanto a SpaceX, no? Al fatto di recuperare il primo stadio, e soprattutto danno una prospettiva anche in futuro. Quindi siamo, diciamo, in una fase in cui lo spazio ha riguadagnato interesse, e anche dal punto di vista economico, cioè per la prima volta si parla di investimenti privati che pensano di avere un ritorno dai loro investimenti, che non sarà fra 20 anni come era, diciamo, quando siamo partiti con l'esplorazione dello spazio, ma pensano di averlo molto più rapidamente. Quindi questo vuol dire che la tecnologia è matura e che ci saranno sicuramente dei nuovi passi avanti nell'esplorazione, a cominciare dalla Luna nei prossimi anni. L'ultima domanda, che è un po' cattivella: più facile andare nello spazio o gestire le sedute al Parlamento europeo, dato che lei ha avuto anche questa, diciamo, veste, e che ne pensi delle ultime elezioni che sono state sorprendenti sotto molti punti di vista? Allora, posso dire che l'addestramento d'astronauta mi ha aiutato ad affrontare anche le difficoltà, diciamo, parlamentari. La politica che si fa in Europa è un pochino diversa, dove gli schieramenti sono un pochino meno legati alla politica e più alle cose concrete. Quindi io mi sono occupato prevalentemente di spazio e tecnologie, e da questo punto di vista, per esempio, sono stato il relatore del programma quadro per la ricerca europea. Questo sicuramente, diciamo così, è stata un'esperienza interessante, importante. Poi la politica ovviamente c'ha anche l'aspetto di partiti, no? E in questo senso oggi siamo in una fase abbastanza delicata. L'Europa purtroppo è molto meno, ha una visione secondo me meno condivisa di quanto c'ero io 20 anni fa, e questo sicuramente non fa bene all'idea stessa d'Europa.